tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno, amici, ciao, Guten Abend. Guten Abend. Ma Vighez! Arze, Bunke, in Telefunke, Volkswagen, Monaco, De Bavieren. Va, hai imparato il tedesco in una full immersion bestiale, Luciano Alla Nelli. Grande, appena tornati da Berlino, che poi presto vi faremo vedere anche degli special straordinari, intanto però... Benvenuti di nuovo a Ritornelli. Non vi abbiamo lasciati soli, no, neanche mai in questi giorni, dove dai. Noi eravamo là con dei nomi straordinari che poi vi faremo, sì, vi faremo vedere delle cose veramente straordinarie. Ci siamo divertiti alla grande, abbiamo fatto divertire, abbiamo avuto veramente, come sempre, così ci hanno detto, un grande successo. Sicuramente. Paola, come stai? Sto benissimo. Vighez, Lili Marlène. No, Vighez vuol dire come stai, che Lili Marlène. Vabbè, ma insomma, io parlo quattro lingue, non posso impararne altre. L'hai imparato però un po' di tedesco. Tedesco, sì, scusa, sì, Kartoffeln. Kartoffeln, patate lessen, e poi per Wüster, e poi, no, vabbè. E Krauten, va bene, Krauten. Alcune cose le so, Certo. Auf Wiedersehen. Good morning, ich liebe dich. Ich liebe dich. Quello lo imparano sempre, amici. Ti amo sempre. Va bene. Allora, partiamo con l'amico Diego Zamboni. Diego Zamboni, okay. Canzone che fu regina qualche mese fa, ormai l'anno scorso, a Ora e Mi. Diego Zamboni e l'orchestra. E ci piace, vai così. Ora ti ento e mi sono lamento per me. Box dediche questa rubrichina che sta veramente avendo sempre un grande successo, sì, nonostante ci vanno a cercare delle richieste particolari, delle cose, ma noi abbiamo una super redazione che ci trova solerte e chi preparatissima. Ci scrivono una Whatsappata da Loano in provincia di Savona. Ciao quante Loano, quante serate che abbiamo fatto ricordi a Loano. È sulla spiaggia, su quel mar ligure. Sì. Teresa da Loano ci scrive: stupenda trasmissione di questo. Grazie Teresa. Grazie. Complimenti. Grazie bis. Vorrei dedicare al mio compagno Mirko Pazza di te di Rosy Velasco. Grazie Teresa. Allora,
salutiamo la Rosy, bravissima. Purtroppo, veramente... Teresa, la nostra redazione non ha Pazza di te di Rosy Velasco. E che c'ha? Fregata, invece ce l'ha, ma come che c'ha? Matta di te, no, è pazza di te. E noi l'accendiamo, pensavi, Teresa, tutta per te, per il tuo compagno. Jukebox dediche per tutti voi. Questo mi sembravi tu, oggi sei così importante che non ci ragiono più. Un amore quando nasce non sai mai che strada fa, giorno dopo giorno cresce sino alla felicità. Sono pazza di te. Allora adesso ci spostiamo. Quanti ricordi. Ci spostiamo in una bella crociera che abbiamo fatto l'anno scorso, una bella crociera dove abbiamo registrato questo bel videoclip di questa straordinaria canzone che canto io, scritta da me insieme all'amico straordinario Gianni Drudi. Due menti, due geni. Puoi fidarti di me. Andiamo in Grecia? Andiamo volentierissimo. Vai. Puoi fidarti di me, di me, di me. Ma non barare perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me ad occhi chiusi perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ho chiuso i conti col passato e mi rimetto ancora in gioco, perché l'amore mi ha insegnato e qualche cosa l'ho imparato. I sogni son come le stelle, molto lontani e luminosi, quando li provi sulla pelle ti accorgi che sono noiosi. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me ad occhi chiusi perché, perché, perché
Io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ma sono pronto a rinnegare quello che ho fatto per volare, tutti gli sforzi e passioni in cambio delle mie illusioni. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me, e travolgerti con me. Puoi fidarti di me. E adesso andiamo con Casa Giannina, questi due ragazzacci nella loro casa. Soprattutto che uno, combinano, quello di genere maschile. No, no, ma anche, anche lei non scherza, guarda, lei che è tosta. Anche lei non scherza. Comunque andiamo a vedere che cosa combinano Gianni e Nina a Casa Giannina. Fanno il bucato forse oggi. Gianni! Oh! Ascolta! Boh, fatto guarda, guarda! Guarda cosa? Ma guarda il costume di bagno, questo qui di due pezzi. Me lo compri? Ma che ti compro, Nina? Non ci penso nemmeno. Perché? Non hai visto che fisico? Sempre nella lavatrice, che ci fai con un costumino così a due pezzi? Ma falla finita, dormi, vai, Nina! Perché? Gianni! Oh! Ascolta! Guarda questo vestito, guarda, guarda, guarda com'è bello, La gonna corta, guarda com'è bello! Bello, sì. Me lo compri? Ma che ti compri, Nina? Ma che ci fai con quel vestitino lì? Come? C'è un fisico, sembra una lavatrice, ma falla finita! Anzi, sai che si fa a proposito? Spingi la luce che si mette in moto la lavatrice, si fa una bella centrifuga! Cosa? Tu pensi che io accendo la lavatrice? Per lavare il calzino che tu ce l'hai fra le gambe. Buonanotte! E tuo comando io, e questa è casa mia. E adesso andiamo con l'orchestra, pensa, l'orchestra La Vaporiera. La Vaporiera, Vaporiera, che bello, tra l'altro l'edizione Novalis. L'edizione Novalis, esatto. Che ci fanno ascoltare questo special per clarinetto, se non sbaglio. Sì, è per nei borghi montani, è partita 2, chi la vincerà? Bah, uno dei due, uno sicuramente, La Vaporiera. Ok, vai così. Thank you.
adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi. Parte la sigla di Intervista con l'artista. Tienilo per te. Non lo dire a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista Valentina Garati. Ciao. Ben ritrovata qui a Ritornelli, siamo felicissimi. Ma ormai noi ti accogliamo come in una casa, è casa tua, nostra casa, è sto caso. Ritornelli. Valentina Garati, che di Garati ne vale 24 ed oltre, come ormai diciamo sempre noi. Grazie. Il nostro pubblico ormai ti conosce, però tu stai mietendo tantissimi successi. Sei reduce adesso da cosa? Allora, ho vinto Una Voce per l'Europa. Capito, amici, scusate se è poco per l'Europa, e non stiamo dicendo di Bologna, può venire senza nulla togliere l'Emilia Romagna, ma per l'Europa. Sì. E la finale si è svolta dove e quando? Acerbia. Fantini Club. Che data era? Era il 6 settembre. Quindi nello scorso anno. Sì, nello scorso anno. Però per un anno tu sei la titolare di questa, sì, di questa vittoria, quindi con che canzone? Con Mille Chilometri, inedito. Inedito tuo, esatto. Ecco, infatti poi oggi, vedi, l'avevo già programmato, perché oggi voglio proprio passare Mille Chilometri. Questo tuo inedito chi l'ha scritto e di cosa tratta? L'ha scritto Giulio Iozzi, un autore toscano. Salutiamo Giulio, sì, sicuramente ciao. Sei all'ascolto di Ritornelli, perché oggi poi c'è una tua protetta, quindi. E di cosa tratta? L'ha scritto su misura per te. Sì, parla di questi due ragazzi che si amano, solamente che è una relazione a distanza. E quindi la ragazza dice che sebbene la lontananza, loro sono lo stesso vicini perché hanno la stessa luna e lo stesso sole. Ah, che bello, quindi molto romantico, molto, sì, adatto anche alla tua età, perché ricordiamo che tu non sei ancora maggiorenne, tra Vale, poco. Tra poco, quindi siamo quasi marzo, no? Sì. Mi ricordo bene, insomma, marzo la nostra Vale appunto diventerà maggiorenne. Sì. E che ruolo ha l'amore nella tua vita? Tanto i genitori non ascoltano, no. sono lì così, no, ma guarda. Tanto è nullo. Amici, ma gli ospiti di Ritornelli, se ne fosse uno accasato, come si suol dire, ma sono tutti alla ricerca dell'anima gemella, ma noi apriamo veramente un'agenzia matrimoniale, ci vedo anche bene nel sistemarvi, no, volendo. Vabbè, intanto oggi Vale ci guardiamo Mille Chilometri, e poi il tuo eventuale pretendente, io direi, facciamo un appello. Ma che ne faccia anche 2000, perché 1000 sono pochi, no, per arrivare qui dalla Vale. Anche 2000 nel fare Principe Azzurro. Valentina Garati, Mille Chilometri, a Ritornelli. Siamo noi indivisibili, siamo noi la stessa luna, lo stesso sole, mille chilometri d'amore. Non esiste nessuna distanza tra i colori del mare tra noi. Se nell'anima resta un'impronta, a che serve dipingerla ormai? C'è un'eclisse che ritorna ancora. Cade una stella, non sai.
E adesso andiamo con un bel ballo di gruppo dell'amico Paolo Bertoli, con questo bel gruppettino a cavallo. A cavallo, ma con le ragazze del corpo del baile, che insomma ci fanno vedere un po' di... Vabbè, di un po' abbiamo, di, scusa? Un po' di scenografia. Un po' di corpo di ballo. Paolo vai. Bertoli a cavallo. A cavallo, vai Paolino. Con questo vi salutiamo, ciao, ci vediamo domani e grazie di essere stati con noi anche oggi, questo bel ritorno ormai dalla Germania, ma ormai siamo qui con voi e non ci muoviamo più, anche però comunque anche la settimana scorsa eravamo con certo, voi. Certo, ma grazie anche per tutti i messaggini. Fisicamente eravamo da un'altra grazie parte. Grazie per i messaggini di voto ci hanno e non fatto solo. Davvero tanti complimenti, noi siamo felicissimi comunque di essere andati, di aver fatto il nostro successo ormai da 10 anni, ma siamo anche molto felici di essere ritornati e di essere qui con voi al ritornelli. Bacioni, a domani. Buona ciao. Musica. Quanti ritornelli